Ok, ragazzi, questo va verso il secondo episodio che state vedendo durante la giornata. Siamo nel mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie. Perché Paperino e Pippo ci hanno suggerito prima di dirigerci al penultimo mondo, al penultimo mondo del gioco, di magari dare un'occhiata in giro per i vari mondi se abbiamo lasciato indietro qualcosa. Perché, anche perché l'ultimo, il penultimo mondo del gioco pullula tanto così di Alcres. Quindi, ho intenzione in questo episodio di farmi ancora un ultimo giro nei vari mondi che dobbiamo ancora finire di visitare per vedere se ci siamo lasciati indietro effettivamente troppe cose. Ora, già qui nel Paese delle Meraviglie abbiamo trovato questi tre forzieri che, se vi ricordate, non riuscivamo a raggiungere la prima volta che avevamo esplorato il mondo. Poi dopo qui nella stanza bizzarra ricordo che non c'è assolutamente niente da vedere. Poi ricordo che nel bosco di Lotto c'erano, diciamo, un forziere che non riuscivamo a raggiungere sempre per la questione del fatto che non potevamo raggiungere, ecco, quello lassù, quello là azzurro, dove suppongo ci saranno altri, se sì, altri cuccioli della carica che ci trovo da trovare. Perché, ragazzi, voglio fare un ultimo giro dei mondi prima di andare alla Fortezza Oscura? Perché voglio anche vedere di trovare le ultime pagine che ci stanno da trovare del libro del bosco dei 100 aghi, per così concludere anche quel mondo e poi arrivare alla Fortezza Oscura con le serrature di tutti i mondi Disney, effettivamente chiuse, perché anche il bosco dei 100 aghi è un mondo Disney, solo che rispetto agli altri è un mondo rinchiuso in un libro, le cui pagine sono finite sparse nei vari mondi. Perciò l'unica maniera che abbiamo per rivelare la serratura del bosco dei 100 aghi è trovare tutte le pagine. Il problema è che dalla città di Halloween a questa parte mi stavo chiedendo dove si troveranno le ultime pagine che non le stiamo più trovando da un bel po' di episodi. So, mi sono appena aperta, ragazzi, sul telefono un video guida alle pagine del libro di Winnie the Pooh e aiuto, mi dimentico che la planata si fa con cerchio, ma va bene. La planata, il glide si fa col cerchio, ma va bene. E ho scoperto, ragazzi, che allora, voi sapete che abbiamo trovato fino a ben 3 pagine del bosco del 100 acri. Bene, in totale, intanto non li ho trovato. Bene, ragazzi, le pagine in totale sono ben 5. E, intanto sono qua, c'è il dio del tè. E noi ne abbiamo già trovate 3, come sapete. Poi dopo ho letto qui dal video che ho visto dal video che una te la danno, una pagina la troviamo nel laboratorio del dottor Finkelstein alla città di Halloween. Quindi mi chiedo come ho fatto a non vederlo prima, come ho fatto a non trovarlo prima quella pagina, la prima volta che sono passata per il mondo, non sono scema io. Comunque, una si trova laggiù, mentre un'altra, qui ci sono dei funghi bianchi che non mi fa niente, quindi io non li tocco, rispetto reciproco. Mentre un'altra ce la danno se riusciamo a trovare almeno 51 dei Dalmata della carica del 101. Quindi sto semplicemente girando per i mondi per trovare più cuccioli di Dalmata possibili, in modo da poter ottenere almeno anche questa pagina strappata, così che in questo episodio riusciamo a completare riusciamo a completare il bosco dei 100 acri. Quindi vediamo un po'. Il problema è che materia oscura! Incredibile, ho trovato una materia oscura, incredibile, oggetto rarissimo. Finalmente ne abbiamo trovato uno. Comunque, non mi ricordo a che punto siamo, ragazzi, con la caccia ai cuccioli della carica del 101. Quindi, siccome dobbiamo arrivare almeno a 51 dalmata, siamo a 36, ci rimane ancora un bel po' di strada da fare. Poi, ragazzi, dovevo vedere anche ok, qui penso che non ci sia niente qua nella stanza bizzarra sotto sopra. No, non c'è assolutamente niente, non ci sono forzieri, perfetto. Quindi io adesso mi levo dalle scatole, questi Atlas li ignoro completamente perché sono Atlas che li faccio fuori in un colpo solo, quindi non ne vale la pena, anche perché ci danno pochissimi punti di esperienza.
Ora direi che possiamo tornare, ragazzi, anche alla città di mezzo, perché ricordo che anche laggiù c'erano forze che non avevamo finito di raccogliere, ricordo. C'ho questo ricordo. E tra l'altro c'è anche il ricordo che dobbiamo anche attivare un bel po' di Market Rio, quindi già che ci siamo. Andiamoci, no? Allora, andiamo a toh, lo studio magico. Ok, allora, tutto questo ricordo lo stiamo facendo per un mondo. Allora, quindi niente, i miei piani di oggi hanno raggiungere il... qua ci sono altri forzieri che possiamo... Ecco, col marchio trio possiamo... Con il nuovo marchio trio ce l'abbiamo finalmente sbloccato, possiamo... finalmente raggiungere i vari forzieri. Ho trovato la P, perfetto, pensavo, speravo in qualcosa di più utile. Questo qui lo possiamo raggiungere con la planata. Ecco, fatto. Oh, i Dalmata 1, 2 e 3, perfetto, abbiamo trovato altri. Adesso siamo a 39, giusto? Quindi, ok, siamo a 39, quindi in teoria per raggiungere il numero che ci serve dobbiamo trovarne altri... Dovrò trovare almeno altri 1, 2, 3, 4. Dovrò trovare altri 4 forzieri, ragazzi, con dentro dei cuccioli della carica di 101 per raggiungere il numero di dalmata salvati che ci serve per ottenere la pagina strappata del bosco dei 100 archi. Quindi, poi dopo la pagina strappata nella città di Halloween, passerò a prenderla quando saremo arrivati col giro di esplorazione dei mondi alla città di Halloween. Al momento pensiamo dalla caccia ai cucciolotti. Allora, amici cucciolotti, attenti ai copioni. Chi è che si cole? Raga, chi collezionava da bambino le figure del labo amici cucciolotti ha vinto tutto, ve lo dico. Allora, questo mi vuole inseguire, ma io non ti faccio, non lascio, non mi faccio prendere io così facilmente, lo sai? Io qui, ragazzi, i nemici tra l'altro li sto ignorando tutti, ripeto, perché sono sempre di livello 1 in pratica, quindi... intanto vediamo qui nella... No, ragazzi, ragazzi, nella casa di 101 ci passiamo quando effettivamente siamo arrivati al numero di cuccioli che ci serve. Poi otterremo da Pongo e Peggy tutti i... otterremo da Pongo e Peggy tutti i... Aia, tutti i... i tesori per aver trovato i cuccioli in un colpo solo. Questi qui, ragazzi, sono degli altri santi praticissimi che ora posso mettere le scatole. Grande paperino. Passiamo alla stanza verde. Passiamo alla stanza rossa. Sono dei funghetti e basta qui. Andiamo alla stanza sul retro. La pozione, grazie. Eh sì, vabbè, raga. Vabbè. Vai, papiro, tira un tuo... una mossa a tuono. Qui non si può entrare, che tristezza. Raga, tesoro, tesoro. C'è un tesoro lì. Vieni qua, non posso tirare una magia perché quelli vedi assorbo tutte le magie. Raga, c'è un forzierino qui, non l'avevo visto. Vai. Splendi pietre, ok. Poi nella caverna non dovrebbe esserci niente, ma nel dubbio dopo vado a controllare. Dai, andiamo a controllare, dai, andiamo a controllare la caverna. Quindi ho tutta la gente. Oggi ragazzi è giornata no, mi spiace. Qui nella caverna segreta non c'era niente. Tranne un trio bianco. E i tri bianchi non possiamo attivarli perché sono l'ultimo trio che apprenderemo. Lo prenderemo dopo aver completato la fortezza oscura, da quanto ricordo. Quindi. Allora, ci rimane da vedere bene il secondo distretto.
Tra l'altro ricordiamoci anche che qui nella città di mezzo c'è anche la missione, tra virgolette, secondaria della ca delle cartoline, delle 10 cartoline. No, quindi ho tutti. Via, via, via. Andiamo alla stanza meccanica perché da lì possiamo salire in cima alla torre della campana. Beh, questi altri sono sempre comunque più simpatici delle scimmiette, ma li ignoro lo stesso perché sono a cab. Via. Quindi abbiamo visto la strada sul retro, abbiamo visto qui, qui e là, ci rimane da vedere i tetti, ragazzi. Quindi, dirigiamoci, ripeto, qui nella stanza meccanica. Ecco, da qui saliamo in cima alla torre e poi questa volta la gente la meno perché... Stavolta la gente la meno perché altrimenti non posso interagire con i fucili. Faccio fuori in un colpo solo, raga. Io non sapevo, raga, dove si trovino i forzieri con dentro i no. Io, siccome, raga, non so dove si trovino i forzieri precisi con dentro i cuccioli da carica, c'è tu uno nel dubbio, ragazzi, apro tutti i forzieri che mi sono lasciati indietro. Quindi, oh, quanti bei oggettini! Grazie, grazie, grazie! Simpatici! Chi è rimasto? Lui, perfetto. Finiti? Perfetto, apriamo qua. Scheggia Mithril. Facendo, ho ancora trovato. C'è un forziere laggiù. La mega pozione. Non sto casino per la mega pozione. Un po' triste, però. Ehi. Hey. Non arrivo più su. Vabbè. Ma volendo io potrei già salire. Siccome io ho il super salto, non riesco già a salire da qui, no, vero? Ci arrivo? Ci arrivo! Madonna, non devo neanche farmi il giro della stanza meccanica. Però non cadere, Sora. Che è che sono io che comando? O che è che sono io che i comandi, però. Dai, andiamo di qua, al terzo distretto. Qui siamo sui balconi, ricordo. Ok, la pozione. Oh, qui c'è qualcosa. Cos'è? Ho trovato una cartolina, un'altra cartolina, bello. Ho trovato una cartolina, ok, qui parlando di cartoline, ecco. Sono nascosto in giro per la città le cartoline. Ok, ragazzi, abbiamo visto. Abbiamo preso, mi sa, tutti i forzieri che potevamo aprire, tranne. Allora, mi verrebbe da dire che ce ne manca uno. E sta qui nel primo distretto. Il problema è che non so come cacchio si apre questo forziere qui. Questo qua. Non si apre, però ci deve essere un modo. In qual maniera lo troveremo però poi il modo di aprire quel coso, no? Quel forzierino, no? Magari proprio con una cartolina. Comunque, vediamo un po'. Qui diamo. Oh, mega pozione, grazie. E ci rimango ancora da trovare 7 cartoline. Oh, beh, in ogni caso. Qui, ripeto, ci rimarrebbe da trovare una fottuta cartolina. Ci rimarrebbe da trovare un bel po' di cartoline. Qui c'è Sid. Qui si va a stare sul retro. Ok, raga, abbiamo visto tutto qui nella città di mezzo. Direi che possiamo passare al mondo successivo.
E intanto ragazzi vi faccio scoprire il minigioco di Tarzan, perché adesso il prossimo mondo che andiamo a rivedere è la giungla profonda, che è il mondo di Tarzan. Intanto vi faccio scoprire il minigioco della giungla profonda, che è il minigioco di quando noi scivoliamo sugli alberi, avete presente? Quando scivoliamo sugli alberi parte un minigioco, che è quello che consiste nel quanto tempo impieghi a... ecco. Quanto tempo impieghi a scivolare? Quanto tempo duri sul tronco, insomma, a scivolare? Ecco. Salta dentro il tronco cavo per slittare nello scivolo. Prendi tutti i frutti che trovi per strada per sbloccare i feriti percorsi. Se completi tutti i percorsi, avrai regalo. Ecco. Quindi, questo è un minigioco da cui forse potremmo ottenere i cuccioli della carica del 101, ma ripeto, non so niente, quindi andiamo. Raccogli i frutti, ovviamente scivoliamo assieme a Tarzan, anche se non è in squadra con noi. Noi dobbiamo ottenere adesso tutti e 10 frutti per riuscire a vedere. Ecco, questo dirigerci a destra e a sinistra serve solamente per questo, guarda. Fortunatamente Aga non... ho tutto l'elisir, grazie. Poi in teoria adesso che abbiamo ottenuto il record è di 5 minuti. In teoria abbiamo sbloccato una nuova strada. Oh, raga, intanto vi faccio vedere anche l'Atlas raro che non abbiamo ancora trovato. Vi ricordate che avevo parlato di un Atlas, tra virgolette, spiritello, come li chiamo io, quelli che tirano gli elementi, avete presente? Ok. Sapete che avevo parlato di un Atlas che esiste solo in Fanamix, che è uno di quegli Atlas rari e due, che aveva l'aspetto di degli Atlas elementali, ma per farlo apparire bisogna fare una determinata cosa. Ecco, vi ricordo che per far apparire questo determinato Atlas, ricordo che la prima volta che l'ho fatto apparire era proprio qua. Bisogna prima di tutto far fuori tutti i nemici, poi bisogna uscire e rientrare. Poi per sconfiggerlo bisogna stare attenti perché tipo si moltiplica, fa doppio team e noi dobbiamo vedere di evitare di fotterlo. Dobbiamo fotterlo. Allora, ricordo che bisogna prima far fuori tutti i nemici, poi bisogna uscire e rientrare. Così. Qui vedete che ci sono. Vediamo, vediamo, vediamo. Eccolo lì. Questo ragazzo è un attestato, che esiste solamente qui in Kingdom Hearts, cioè Final Mix. Praticamente cosa fa questo Atlas in pratica? Lui si scommonita tutte le volte e fa questa cosa qui e noi dobbiamo sgamarlo. Preso! Si capisce che lui quando riusciamo a colpirlo in pratica. Solo che non mi ricordo mai quanto tempo. Oh, l'ho colpito. E se n'è andato. Questo qui, ragazzi, è un Atlas raro che compare su Infinite Mix come il fungo rosa, come un altro che non abbiamo ancora visto. E adesso andiamo subito a vedere. In teoria abbiamo sbloccato la sopra, se no, eccolo qua. Ballata oscura, questo qui. Alla fine del secondo episodio di domani ci andiamo a leggere la sua voce e ci andiamo a leggere le voci anche di tutti gli altri attualmente. Ora, pensiamo a ritornare in cima a... pensiamo a tornare in cima non al palo, ritornare in cima al grande albero per rifare il minigioco di Tarzan. Vediamo un po' cosa succede. Facciamo solamente la seconda volta, poi basta. No, aspettate, 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 aspettate. Aspettate, scendi un attimo. Aspettate un secondo, raga, qui c'erano dei forzieri, qui nella palude, è vero. Qui c'erano dei forzieri della palude che non avevamo potuto raggiungere la prima volta perché vi serviva la planata, il potere della planata. Quindi io direi... Aia, direi di approfittarne e di aprire anche questi forzieri perché noi stiamo dando la caccia ai forzieri.
Metto gummi. Però poi troverò forse della carica di 101. Oh, ecco fatto. Ci rimangono ragazzi 3 forzieri per arrivare al numero che ci serve, il numero 51, ricordatevelo. Allora, vediamo un po'. Da queste parti pare che sulle liane c'è anche. C'è. Stavo dicendo un forziere nella parte però della giungla, quindi. Andiamo, dai, su. Ok, ce la posso fare. Ah, via! Perché il problema è anche come ondeggia le liane, capito? Perché devo avvicinarmi abbastanza per riuscire a prenderle. Allora, vediamo un po' dove mi metto, dove mi metto, mi metto. Ma fortunatamente se cado di sotto cado nell'acqua. Ok, eccoci nella giungla. Allora, qui a queste parti c'è un'area. Ecco, quella lì dove c'è un forziere. Vediamo se siamo bravi. In teoria devo basta fare così. Le. Vediamo un po'. Ma che culo, un altro dei cuccioli. Raga, ce ne rimangono ancora, ce ne rimangono ancora due. Abbiamo una pagina strappata del bosco di Citroca assicurata. Poi l'altra, che è più facile da trovare, ripeto, sta nella città di Halloween, ma quella la recupero dopo quella, prima penso a trovare i cuccioli. Allora, un forziere, quindi l'abbiamo trovato, ce ne resta, vediamo se ho contato bene, ce ne restano due, giusto? Sì, perché contando che ogni volta ne troviamo tre alla volta, sì. Ci mancano due forzieri per arrivare a 51, che è il numero che ci serve. I video qui da volte sono veramente utili. Un po' mi dispiace, ripeto, fa usare questa tecnica. Si va a cima dell'albero. C'è un marchio trio qui anche, è vero, vero. Vero, verissimo, è vero. Vero, vero, vero. Poi dopo, raga, dobbiamo passare anche in un mondo dove ci sono forziere che non abbiamo ancora toccato, nella caverna delle meraviglie di Aladdin, ad Agrabah. Poi dopo dobbiamo vedere come forse dobbiamo vedere anche la balena di Pinocchio. Poi dopo ad Atlantica penso di aver trovato tutto. E ok, qui sono finite le scimmie. No, non sono finite. Vabbè, io vado a vedere la cima del labero. Ah, ok, effettivamente è la cima dell'albero. Da qui si va alla grande cavità. Oh, ok, ho trovato una scorciatoia, ragazzi. Ok, perfetto. Facciamo ancora una volta qui il minigioco delle liane. Poi abbandoniamo questo mondo e ci dirigiamo ad Agrabah, nella caverna delle meraviglie, per trovare. Che là abbiamo lasciato indietro un bel po' di forzieri. Ora raccogliamo i frutti, ancora. Comunque a un certo punto il ramo si divide in due. Tazza, attento, cavoli. Ecco qua. No, ho sbagliato, dovevo andare a sinistra. Vabbè, vabbè. Vabbè, comunque questo è il minigioco, ragazzi, delle liane. Non delle liane, dei scivolare sui tronchi. Ok, vabbè, comunque abbiamo visto, dovevamo andare a sinistra, mi ricordavo che dovessimo andare a destra invece, vabbè. Vabbè, ci abbiamo provato, raga, direi che possiamo passare alla nostra prossima destinazione, ovvero Agrabah, vai. Allora, andiamo direttamente dove voglio andare, quindi alla caverna delle meraviglie, quindi la sala oscura.
Tra l'altro anche qui ci siamo lasciati un po' indietro un bel po' di tree, che mi sono dimenticato di attivare quello nella cosa di Tarzan, che palle, vabbè. Qui ragazzi ci siamo lasciati indietro un po' di tree perché è la prima volta che abbiamo esplorato il mondo di Aria, abbiamo completato, abbiamo fatto assieme ad Aria in squadra, quindi il marchio tree si può attivare solo quando tu sei in squadra Pippo e Paperino, quindi. E raga, ho detto attiviamo il trio, l'albero di Tarzan, poi non l'ho più attivato, veramente, cioè, oh. Questo ciccio patate in teoria adesso non dovrebbe avere problemi a farlo fuori, visto che sono di 30 livelli più forte. E invece ho qua problemi, perché? Perché come al solito lo mettono in posti dove non si può aggiungere un ciccio bandito. Allora, la vedo che c'è un bel po'. La vedo che c'è una bella scalinata. Oh, vediamo un po'. Ah, siamo nella sala senza fondo qua, eh. Ah, un altro frizzerino. Mega pozione. Là c'è un forse a quanto sospetto. Poi ricordo che su una di queste piattaforme c'era un forziere blu che ipotizzo essere uno dei forzieri cosiddetti cuccioli della carica con i dalmata. Vabbè, questi li ignoro, raga. Quindi dobbiamo tornare indietro. Aiuto, aiuto. Masso in arrivo. Ok. Comunque sono una scema, dico le cose e poi non le faccio. Si vede che non mi ascolto quando parli. No, c'è una. Oh, quel forziere lì, ecco. Quel forziere lì voglio aggiungere io. Ok. Bene, adesso ragazzi voi dovete pensare a far fuori tutti. Anzi, non ci ho ripensato, dai, do una mano anch'io. Altrimenti non finisco dopo domani. Madonna, che colpo secco! Ok, sono finiti, perfetto. Vai. Saranno dei cucci. Oh, ecco qua. Ragazzi, ce ne rimane ancora uno. Ci rimane a trovare almeno un forziere ancora. Qui c'è un altro marchio bianco. Io direi che possiamo riscendere qui nelle profondità delle caverne. C'era un forzierino anche qui. Ma mi ha dato, ragazzi, trovare tutti i forzieri, sapete? Per completare al meglio. Mithril, anche se abbiamo solo del Mithril, mi interessa trovare tutti i forzieri, non so ciò. Perché la mia mania di completamento va oltre trovare solamente 51 dalmata per la pagina strappata, capito? Adesso andiamo di. Vabbè, devo prima fare l'animazione che noi che risaliamo la scala, la scala cascata, la scala. No, non funziona più l'aiuto giustamente perché. Prima non abbiamo Aladdin in squadra, secondo. Qui dove si va? Alla sala delle reliquie. A dove eravamo prima? Andiamo alla sala oscura. Vabbè dai raga, diciamo che ci può bastare. Anche se la mia mania di completamento mi porterebbe. No raga, no, aspettate. Voglio vedere di prendere tutti i forzieri che possiamo prendere, quindi. Vedete, questo video sarà lungo 40 minuti, ma almeno. Dai, raga, voglio prendere tutte le effettivamente i tesori che posso prendere. Quindi, se vi ricordate, qui, oltre a un ciccio, c'era. Ecco, la stanza del tesoro. Qui c'erano. Ecco, altri Atlas. Madonna, qui sono tutti a saccheggiare i tesori. Ecco, qui più avanti c'era la sala dove abbiamo combattuto Jafar. Però qui in alto c'era un forzierino. In teoria abbiamo vinto contro tutti, ok, sì. Qui c'è un forzerino che mi allettava tantissimo, ecco, un Thundagummy, ok. Alla fine abbiamo tutto l'oggetto che non utilizzerò mai, però, ehi! Hey, l'ho aperto il forzerino, io volevo solo quello. Qui non c'era niente, via. Tutti giù. Ok, adesso abbandoniamo definitivamente questo mondo. Allora, adesso. Andiamo alla sala oscura e vediamo, salviamo naturalmente, poi ci dirigiamo a Monstro, che è la balena di Pinocchio.
Lì sicuro uno di quei fozzei irraggiungibili ce l'aveva dentro, sicuramente uno di quei fozzei che prima per noi erano irraggiungibili, sicuramente dentro uno di quelli almeno tre cuccioli ci sono, almeno tre. Eccolo che arriva. Ok. Perfetto, ci ha inghiottito per la terza volta. Ok, allora vediamo un po'. Qui c'era quel forziere lassù e anche quel forziere lassù che non riuscivo mai a raggiungere. Secondo me, nel tuo di quelli ci sta qualche bel cucciolotto che aspetta solo di essere liberato. Vediamo un po'. Eccoli qua! E finalmente, ragazzi, siamo arrivati al tanto numero tanto desiderato. Siamo arrivati finalmente a 51 cuccioli, quindi la prossima volta che torneremo alla città di mezzo a visitare la casa dei 101 ho dovuto col cacciatore di tesori, grazie per aver aperto non so quanti forzieri, grazie. Qui c'era un marchio trio tra l'altro, cioè che ci siamo, attiviamolo per ottenere un altro forziere. Ok, scheggia Mithril, perfetto. Ok, signori, siamo già arrivati quindi al tanto, non mi viene la parola, numero per ottenere una pagina strappata da Pongo e Peggy. E ora ci rimane a trovare l'ultima pagina strappata del libro del bosco dei 100 archi, che sta, ricordiamoci, nel laboratorio del dottor Finkenstein. Non so come non l'abbia vista la prima volta che ho giocato, però. Che tristezza che qui a Halloween Town, la città di Halloween, ci sia solo una. Oh, ma qui è passato anche il sindaco, qui non l'avevo visto. Ma io te ne do che quei tre furfanti, appena giri lo sguardo, combinano qualcosa. La prima volta che me ne sono andata dalla città, avevo visto solo tre, il sindaco non l'avevo visto, ok. E tu, qui c'è Zero, ciao Zero. Ah, ho acceso. Bello. Ho acceso le antenne. Ok, beh, qui c'è Zero. Ciao Zero. Ok. È triste che nella città di Halloween ci sia solamente un posto di sbarco, che è l'ingresso della città. Ma d'altronde, l'altro possibile ingresso, l'altro possibile zona, l'altra possibile. L'altra possibile zona di sbarco è nella casa del Bao Bao. E sappiamo tutti che fine ha fatto. Andiamo nel laboratorio. Allora, in teoria qui da qualche parte dovrebbe esserci forse, quindi, giusto? Dove cacchio dovrebbe trovarsi? Qui ci sono. Qui c'è il dottor Finkenstein. Il mio qua avrebbe dovuto essere un successo, invece è stato un fallimento. Che cosa non ha funzionato? Qui ci sono Sally e Jack. Jack parla ancora di Halloween e degli Alfres. Sembra ancora deciso a farlo. Jack? Ciao, so, facciamo un giro insieme per la città di Halloween? Va bene. Beh, andiamo allora. Ah, possiamo decidere. Ah, no, ok, allora lasciamo stare. Ah, era per averlo in squadra, esamina. Oh, ecco dove stava la pagina. L'abbiamo trovata, era tra i libri. Ok, perfetto. Ora, ragazzi, teoricamente, se torniamo alla città di mezzo e poi visitiamo la casa di Pongo e Peggy, otteniamo l'ultima pagina. Ok, ce l'abbiamo fatta ragazzi, quindi questo episodio, spero di non piacerci troppo, completeremo il bosco dei 100 acri. Anzi no, lo facciamo nel prossimo episodio, dai, qui adesso siamo a 34 minuti. L'ultimo posto che ci rimarrebbe da vedere sarebbe l'isola che non c'è, però l'isola che non c'è, deduco che là abbiamo visto tutto tranne un semplice marchio giallo che vado ad attivare, magari dietro lì ci sono altri cuccioli, quindi andiamo all'isola che non c'è qua. Andiamo alla cabina. No, così, giusto perché voglio vedere. Oltre gli Atlas rompiscatole. Avrei dovuto spawnare nella stiva, ora che ci penso. Ora che ci penso avrei fatto meglio a spawnare nella stiva. Lì sei stato più vicino al marchio.
passare di qua. Ragazzi, avrei dovuto sbarcare nella stiva. Veramente, il Kermak si trova all'inizio della nave, tra virgolette. Si va attaccati tutti, io ignoro tutti perché sì. Ah, cioè è vero che sull'isola che non c'è posso volare sempre, ve l'ho dimenticato questa cosa. Ok, adesso qui la gente non posso ignorare perché altrimenti non posso attivare il mark che finalmente mi ha raggiunto. Dai raga, non fatevi ammazzare da così, eh. Intanto ragazzi, mi sono dimenticato di farvi vedere che quando nello scorso episodio abbiamo finito la Coppa Ercole, io sono salita fino a livello 41. Cioè sono salito fino a livello 41. Mica che mitraglia di colpi che vi ho dato. Sono salita fino a livello 41 ragazzi nello scorso episodio con la Coppa Ercole, quindi vabbè. Bene, attiviamo qui questo marchio trio, giustamente, giusto perché lo voglio attivare. E poi fermiamo l'episodio e pensiamo a... Quanto scommettiamo che qui dentro ci sono dei cuccioli? Vediamo un po'. No, c'è un oliarco. Ma la stazione è un tesoro questa. Altri cuccioli. Materie oscure ancora. Ragazzi, abbiamo due materie oscure. E forza del vento. È diventata aerora. Non avevo mai voluto aereo fino ad adesso. Quindi adesso cos'è cambiato? Che dura di più l'effetto della magia? Andiamo a dare un'occhiata. Allora, vediamo. Magia per creare una barriera che limita i danni. Si danneggia i nemici toccandoli. Ah, ok, fantastico. Quindi questo è diventato un vento tagliente, quello che ci avvolge. Ok. Bene, direi che abbiamo soddisfatto la fama della mia mania di completamento. La fame di completamento della mia mania di completamento. Quindi, direi che possiamo tornare alla città di mezzo. Non so parlare io comunque. Possiamo tornare alla città di mezzo, al primo distretto, e nel prossimo episodio vedremo di ottenere l'ultima pagina strappata da Pongo e Peggy poi dopo anche le altre ricompense per aver salvato tutti i loro innumerevoli cuccioli che non abbiamo ancora finito di raccogliere. Ma al momento ci vediamo più tardi. Alla fine io avevo intenzione di fare la Fortezza Oscura oggi, ma mi sa che dedicheremo alla Fortezza Oscura un episodio e mezzo domani.